ringrazio per il lavoro fatto. Solo una domanda: perché la provincia di Brescia ha più risorse della provincia di Varese? C'è anche la città metropolitana che non firma oggi perché noi consideriamo la diversità dal punto di vista istituzionale delle province rispetto alla città metropolitana, funzioni diverse, natura giuridica anche diversa, e noi vogliamo rappresentare questa differenza con due firme oggi per le province, nei prossimi giorni con la città metropolitana. Nell'elenco ci sono anche le risorse, nell'elenco allegato all'intesa ci sono le risorse anche per la città metropolitana che vanno aggiunte a quelle che sono state individuate, perché riteniamo che le province abbiano un ruolo strategico nel sistema delle autonomie. Le province, possiamo essere d'accordo o meno sul sistema elettivo attuale, io penso che sia giusto sempre e comunque dare la parola al popolo, e quindi mi piacerebbe che ci fosse una riforma della legge sulle province per ritornare all'elezione da parte dei cittadini di primo livello e non di secondo livello. Ma detto questo, le province per fortuna sono rimaste, in Regione Lombardia rimarranno quelle che sono, aggiunte alla città metropolitana, hanno funzioni importanti che noi in parte riusciamo a soddisfare dal punto di vista finanziario. Mi auguro che la trattativa che cominceremo con il governo il 9 o 10 di novembre, quindi rapidamente in attuazione del referendum per l'autonomia, porti oltre a più competenze anche più risorse legate alle competenze che vengono trasferite, ma anche risorse aggiuntive, perché alcune di queste competenze non hanno oggi da parte dello Stato finanziamenti perché mancano progetti, grandi infrastrutture per esempio, e quindi noi pensiamo, acquisendo quelle competenze, avere dei progetti che richiedono investimenti e quindi risorse aggiuntive. Questo l'ho spiegato ieri in Consiglio regionale e spero davvero che, chiusa la partita elettorale, tutti convergano sul fatto che è una straordinaria opportunità che noi abbiamo come Regione Lombardia, non solo come Regione direi, per scrivere una pagina importante e nuova nel rapporto tra governo centrale e i governi dei territori. Ho chiesto al governo di aprire un tavolo con tutte le regioni interessate, a cominciare dall'Emilia Romagna. Ho letto oggi su un giornale che questo escluderebbe il Veneto, perché lo faremo noi. Non è così, naturalmente. Io voglio che ci sia una trattativa da una parte il governo, dall'altra le regioni, perché questo significa l'unione fa la forza, le regioni, anche quelle del sud, ci fosse una regione del sud con i conti in ordine che viene, io sarei felice, perché perché abbiamo l'ambizione davvero non di fare una cosa solo per noi, ma di scrivere le nuove regole che tengano conto di due principi. Primo, spendere bene, non spendere meglio, non spendere meno, finanza pubblica. Secondo, il principio della premialità: tu governi bene, tu spendi bene, tu dai servizi migliori a costi inferiori, io ti premio e non il contrario, visto che sei così bravo, hai risparmiato e ti porto via le risorse. Queste sono le valutazioni che ho fatto e che mi hanno indotto a chiedere appunto al governo di fare questa trattativa, mettendo attorno al tavolo tutti i protagonisti e non facendo tavoli separati. Il principio che ha consentito a Roma di governare il mondo per secoli è stato divide et impera. Noi vogliamo invece applicarne un altro: l'unione fa la forza.
regioni diverse, guida politica diversa, non mi interessa. Noi rappresentiamo le istituzioni, abbiamo l'ambizione di dire che la spesa pubblica fatta da noi migliora come qualità, spendiamo meno per fare le stesse cose che lo Stato centrale fa nelle nostre regioni. Per fare questo, siccome la battaglia sarà complicata, difficile, eccetera, eccetera, oltre che l'Unione fa la forza a livello di regioni, io voglio applicarlo anche in Regione Lombardia, l'Unione fa la forza, ho già detto, voglio portare una delegazione con me di rappresentanti istituzionali, anche altri, ma qui parliamo di rappresentanti istituzionali e ovviamente le province devono essere rappresentate e quindi il Presidente Montinelli, se sei d'accordo, ti invito a partecipare alla delegazione in rappresentanza appunto delle province lombarde, poi direi tu chi ti accompagnerà, perché sarà una battaglia complicata, organizzata in tanti tavoli. Abbiamo cominciato a pensarci, ho sentito anche il sottosegretario Bressa, 23 materie, cercheremo di organizzare bene il lavoro, però voglio che parta subito, quindi già all'inizio di novembre e concluderò rapidamente. Non è un'iniziativa questa che abbiamo preso da sfruttare poi in campagna elettorale le elezioni politiche dicendo questo governo che non ci dà soddisfazione, quindi eccetera eccetera. Io voglio chiudere la partita più rapidamente possibile, lasciando poi a questo Parlamento o a quello che verrà, lì non dipende da noi, la legge che dovrà essere approvata, ma chiudere prima delle elezioni l'accordo con il governo. Quindi portare la rappresentanza delle istituzioni del mondo delle autonomie in Lombardia alle province, la stessa richiesta ho fatto al presidente dell'ANCI, Brivio, che mi ha già detto che parteciperà, e sono contento perché questa è una battaglia della Lombardia, delle istituzioni politiche, delle istituzioni economiche e sociali. Venerdì faremo un incontro con i nostri stakeholders qua e anche loro sottoporrò questa proposta. Quindi mi pare che ci siano tutte le condizioni. Ieri il Consiglio regionale c'è stata una discussione dove mi pare di poter dire che si sono lasciati proprio da parte gli argomenti polemici usati in campagna elettorale e si è guardato al futuro, si è guardato avanti. Da qui in avanti, ok, quello che è stato, il referendum c'è stato, è stato un grande successo, ci ha dato una grande forza e una grande responsabilità, da qui in avanti mettiamo a frutto questa forza che abbiamo unendo tutte le forze istituzionali e politiche. Mi pare che ci siano le condizioni, mi aspetto quindi che il Consiglio approvi rapidamente la risoluzione in tempo utile perché la trattativa possa partire subito nella settimana che segue il 5 di novembre, in quella settimana lì, ecco. Quindi sono molto soddisfatto, sono assolutamente ottimista. Grazie per partecipare alla trattativa con il governo e vedremo di naturalmente fare il massimo per ottenere tutto quello che sarà possibile ottenere. Gianni Fava non l'ho ringraziato ieri in consiglio, ma lo ringrazio pubblicamente perché senza di lui il referendum non si sarebbe fatto, questo è poco ma sicuro. D'altronde l'ho scelto perché è un ex giocatore di rugby e lui sa cosa vuol dire entrare in mischia e fare tutto quello che serve per vincere la partita. Quindi adesso ci aspettiamo, mi pare di aver sentito dal governo, dal presidente Gentiloni e dal sottosegretario anche la piena disponibilità a fare una cosa seria e anche credo nelle aspettative del governo, nell'interesse del governo dopo la bocciatura della riforma costituzionale, capire che cosa fare per modernizzare il sistema tenendo presente che ci sono regioni come la Lombardia che oltre a essere molto forti dal punto di vista economico sono anche molto grandi e ci sono regioni piccolissime, ma proprio perché questa è l'Italia c'è chi dice fondiamo tutte le regioni piccole. Io non sono di questa idea, io sono che le diversità vanno gestite senza abolirle, come succede in Lombardia, abbiamo comuni microscopici
Ieri, domenica, abbiamo fatto anche il referendum per la fusione di comuni, erano 6 referendum, 4 sono passati e 2 no. Quindi i comuni dei 2 referendum dove non sono passati rimarranno, perché questa è la decisione del popolo che va sempre rispettata. Le diversità possono essere una ricchezza se sai gestirle bene, se sai coordinarle, se sai fare economia di scala, investendo sull'identità ma mettendo in comune i servizi. Cosa che noi sappiamo fare, quindi io non sono per fare questa cosa qui, però proprio perché è così abbiamo l'occasione straordinaria di dare attuazione finalmente al regionalismo, il neoregionalismo, regionalismo a velocità variabile, un regionalismo differenziato, articolato a seconda delle capacità delle regioni di gestire le competenze che la Costituzione, che la riforma fatta nel 2001 dalla sinistra, peraltro, mette a disposizione. Quindi vedo una grande stagione interessante per le regioni che tornano protagoniste, grazie ai 2 referendum di Lombardia e Veneto, tornano protagoniste della politica in Italia. Le regioni non sono fonte di spreco. Non sono soldi buttati. Le regioni da domenica scorsa, da lunedì, sono tornate ad essere protagoniste della vita istituzionale e politica italiana e noi vogliamo sfruttare questo mandato che ci hanno dato i cittadini. Concludo, ovviamente queste risorse che abbiamo messo a disposizione sono risorse importanti, adesso valuteremo le prossime mosse del governo, la legge finanziaria 2018, che non si pronunciano particolarmente positive per le regioni, però insomma stiamo trattando, anche qui stiamo trattando con il nostro assessore Massimo Garavaglia in rappresentanza di tutte le regioni. Non so come andrà questa manovra finanziaria. Io punto molto sul fatto che dall'anno prossimo, con le nuove competenze, le nuove risorse, il nuovo sistema, le cose possono davvero cambiare per la Regione Lombardia e per le altre regioni virtuose. Grazie. Grazie.